Verissimo! Paola Barale attacca Raz Degan e Gianni Sperti. Verissimo, ha riaperto i battenti, dopo la consueta pausa natalizia. Fin da subito ci sono state molte interviste interessanti, di cui sicuramente si continuerà a parlare nei prossimi giorni. Tra queste c'è quella a Paola Barale, che ha parlato dei suoi amori del passato, rivolgendo delle parole molto dure a Raz Degan e Gianni Sperti. Tra gli ospiti delle nuove puntate di Verissimo c'è stata Paola Barale. La showgirl ha parlato di varie questioni della sua vita, senza peli sulla lingua, e si è soprattutto soffermata sulle relazioni avute con i suoi ex. La Barale ha rivelato per la prima volta di non essere rimasta davvero in buoni rapporti con Gianni Sperti e Raz Degan. Alla Tofanin, Paola ha rivelato di essere una donna che vive in maniera molto passionale, che vive dove la porta il cuore e a volte per questo subisce grandi delusioni. Con il passare degli anni, la Barale dice di aver imparato a gestire questo lato del suo carattere, comportandosi in maniera più cauta. La 54enne ha poi rivelato a Silvia Tofanin di aver avuto delle gravi mancanze da parte dei suoi ex compagni. In particolar modo, c'è stata una forte mancanza di verità da parte loro e infatti non si sono mai rivelati per ciò che erano. A questo punto la conduttrice di Verissimo ha domandato a Paola Barale se fosse comunque rimasta in rapporti d'amicizia con i suoi ex compagni. Il riferimento era ovviamente a Gianni Sperti e Raz Degan, con cui ci sono state storie durate diversi anni. La showgirl ha risposto esplicitamente, sottolineando di non essere rimasta in buoni rapporti né con Degan né con Sperti. Paola Barale infatti ha rivelato di essere caduta dall'alto con loro e di essersi fatta quindi molto male. Paola Barale ha poi spiegato ai microfoni di Verissimo per quale ragione non è rimasta in rapporti di amicizia con Gianni e Raz. La showgirl ha raccontato che è mancata la sincerità da parte loro e non hanno avuto il coraggio di mostrarsi per ciò che erano. Paola ritiene che i due siano fatti della stessa essenza e questo per lei non è concepibile, avendo bisogno di un uomo leale e coerente che stia al suo fianco. Dopo la richiesta di ulteriori spiegazioni, la Barale ha raccontato che le è stato detto di sì da queste persone, quando in realtà avrebbero voluto dirle un no. La showgirl ha infatti rivelato che le sono state dette le cose più belle del mondo, ma poi subito dopo c'è stata una totale sparizione. La Barale dice di essere convinta di non conoscere davvero queste persone e di conseguenza non possono essere né amici né nemici, ma soltanto estranei. Paola ha sottolineato che ormai i suoi ricordi in merito a Gianni e Raz sono sbiaditi. Silvia Tofanin le ha chiesto se poi si è innamorata. La showgirl ha replicato che l'amore con Raz Degan è stato totalizzante, quindi da quel momento non ha avuto nuove storie. Allo stesso tempo però, in attesa dell'uomo giusto, si sta divertendo con quelli sbagliati e si trova molto bene. La Barale ha detto che pur essendo ancora scottata, in questo momento sta molto bene. La conduttrice ha poi concluso chiedendo se le sarebbe piaciuto avere un figlio da uno dei due, ma Paola ha risposto di no. Voi che cosa ne pensate delle parole di Paola Barale? È giusto che nelle interviste parli solo dei suoi ex? A voi commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace! Registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti!